Io sono doppiato in italiano dal migliore doppiatore, Massimo D'Apollo. Non se ne parla nemmeno. È Fabrizio Frizzi il migliore. Ma dov'è finito? Dov'è? Woody? Resisti, cowboy. Niente di rotto? No, tutto bene, Buzz. Ho preparato la lista delle cose da fare mentre sarò via. Le batterie vanno sostituite. Fai la rotazione dei giocattoli in fondo alla cassa e partecipate tutti al seminario di Mr. Spell sull'emergenza del bambino che cinghiotti tutto in parte. Ok? Ok. Molto bene, d'accordo. Fabrizio Frizzi, personaggio televisivo di larga fama, ha prestato la sua voce al simpaticissimo Woody. Ma non è la prima volta che doppia il nostro protagonista. Già in Toy Story aveva dato anima e suono al grande cowboy. Per me è stato un grande piacere doppiare un personaggio come Woody. Lui è un giocattolo estremamente coraggioso, temerario, molto umano. Mi assomiglia anche un po'. E poi deve scegliere quale strada percorrere nel suo futuro. Deve affrontare ostacoli, peripezie. Ha un cuore grande come una casa. Insomma, un vero uomo. Un vero cowboy. Fammi una piccola presentazione, Jesse. Signore, vi presento il cowboy più cowboy che ci sia! Hai dimenticato il super iper! Il super iper mega stra cowboy dei cowboy di tutti i tempi, lo sceriffo Woody! Dica, signorina, ha per caso notato disordini da queste parti? Neanche l'ombra! Anche in questo nuovo film io canto una canzone, cosa che tu non fai mai, vero? E infatti per voi un'anteprima tutta speciale, un assaggio del suo show tanto famoso. Salutiamo Bullseye! Vieni, bello! Sono calmo! Su, parte la fare un giro, vai! Buono, Bullseye! Hai un amico in me, più di un amico in me. I tuoi problemi sono anche i miei e non c'è nulla che io non farei per te. Se siamo uniti scoprirai che c'è un vero amico in me.